voi, allora ci vediamo domani allo stadio. Di nuovo. Grazie di nuovo, benvenuti a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao, il primo piano? Ti presento il sindaco di Perugia. Giovanissimo, bravo. Benvenuti. Grazie. Grazie Mauro. A voi, grazie veramente. Allora, ci vediamo domani. Ciao. Benvenuto, sono il sindaco della città, molto piacere. The mayor of the city. Ah. Suo papà ha il nome dello stadio, Sabrina Curi. La figlia di Curi. Il presidente della provincia, il sindaco. Ci conosciamo. Ieri, non so se te l'hanno detto, ma ho dovuto fare una accorata difesa di Perugia. In diretta. Dove? Alla 7? A Rai Sport. Ah, Rai Sport? Io mi sono incazzato. Ma hai fatto bene, perché ci hanno fatto... proprio duro. Non sono contento. Non se ne può neanche permettere, una vergogna. Sono contento. Guardate dietro le spalle quel che è Perugia, no? Quella che raccontano. Con tutti. Sono stati vergognosi. Dai, vergognosi. C'è un'operazione politica, però così è eccessiva. Così è dai. È come quelli che si scansano quando giocano. No? C'è modo e modo di perdere. La stessa cosa, uguale. Però non mi va bene perché possiamo discutere 3 mesi di te sulle cose che non vanno però, bene. Però, dai, non puoi pensare cioè, di dire. Che primo io posso fare una critica. Sì. Però lì è sporca. Grazie, Serzi. Perugia è una città che ama lo sport. È una delle città in Italia con più praticanti di sport, con più impianti sportivi. Il calcio anche nella nostra città ha il primo posto, ma sono tantissimi gli sport che si praticano. Ieri la nazionale ha potuto assaggiare l'entusiasmo dei nostri concittadini, ma oggi, stasera, potrete vedere l'entusiasmo di un'intera città, di un'intera regione a salutare la nostra nazionale, a salutare gli ospiti del Lussemburgo, a fare un grandissimo in bocca al lupo alla nazionale italiana. Il calcio è un fenomeno sociale, è un fenomeno che deve dare i giusti messaggi alla nazione, deve creare unità, per cui oggi nello stadio di Perugia vedrete la città essere dalla parte della nazionale, perché è dalla parte dell'unità d'Italia, perché è dalla parte della nostra nazione. Grazie ancora e benvenuti a Perugia. Grazie per l'accoglienza. Gagliardetto della partita. Grazie beaucoup. Noi abbiamo bisogno di istituzioni come voi che capiscono lo sport. Mi sembra che qui l'abbiamo fatto in tutti i modi. Bene, e guardi che poca gente sanno che il sport e tempo libero sono forieri di interessi economici non indifferenti. Ah, questo è fuori discussione. Mica sempre, sa. Lei ci si arriva, per noi sì.